Questo è un argomento che effettivamente mi sto portando dietro da un po' di tempo, di cui sono un po' stufo effettivamente. Metto già le mani avanti, devo fare già una divisione in questo argomento, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of MAD, manga, anime e dintorni. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, come vi ho appena anticipato, effettivamente, questo argomento riguarda gli spoiler. Questa cosa prende tutto, prende veramente tutto. Anime, manga, cartoni animati, film, serie TV, videogiochi. Prende tutto quanto l'argomento, perché io veramente sono stufo degli spoiler. Per carità, devo già, come ho detto prima, fare una divisione. Divisione fra spoiler e analisi. Cosa voglio intendere? Per spoiler io intendo tutto. La persona che viene a dirti cosa è successo nell'ultima puntata, è morto Tizio, nell'ultimo numero, cambiano i poteri, nel prossimo gioco esce. Ecco, tutto questo io prendo spoiler, leak, anticipazioni non volute, perché porca di quella miseria. Ormai veramente si faceva un meme una volta sul fatto che con tutti i trailer che escono di un determinato film, serie o appunto anime, ormai sai tutto di quella storia e non hai più bisogno di andare a vedere il film al cinema. E vi faccio un esempio palese di questo. Qualche anno fa, quando è uscito Dragon Ball Super Broly, veramente avevano praticamente spiegato tutto del film in tutti i trailer che avevano fatto. E la gente memava la cosa, nel senso prendeva per il culo il fatto che effettivamente con tutti i trailer avevano già fatto vedere Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Broly, vabbè. Il titolo già indicava che c'era lui, ma Broly che si trasforma già, mi hai già rovinato la sorpresa così. Stessa cosa il nuovo film invece, Dragon Ball Super Heroes. Di questo film sono così interessato che veramente ho evitato tutti i trailer, tutte le anticipazioni, tutte le pagine di anime e manga che dicevano: oh, questo ha avuto nuove trasformazioni, avete visto questo film, il nemico X? Non me ne frega niente, non lo voglio sapere, non voglio che me lo anticipi, voglio andarmelo a vedere al cinema. Piuttosto veramente fai due articoli diversi, ci guadagni anche. Fai due articoli, uno no spoiler e uno spoiler, nel senso, uno anticipazione effettiva, senza rovinare la sorpresa a nessuno, uno con scritto grosso così, spoiler, guarda, il nemico di sto film è questo, crepa perché si è trasformato X. Per fortuna, e mi ritengo veramente fortunato, perché molti, molti si sono rovinati questo film, anche per colpa di molti utenti che già su YouTube, neanche mezza giornata dopo che era uscito in Giappone, subito su YouTube, caricato proprio come una volta i vecchi film che si metteva il tizio con la videocamera dentro il cinema, filmava e poi metteva su un DVD tarocco e lo vendeva giù alle bancarelle. Io mi ritengo fortunato in questo momento perché di questo film so forse il 10%, e già è troppo perché porca miseria, mi sono già rovinato molte sorprese, come il fatto che, spoiler, devo dirvelo, no, perché tanto ci ha già pensato il trailer, c'è la fusione fra Goten e Trunks, Gotenks, ma quale fusione? Quella che tutti si aspettano, loro due cresciuti, che anche lì vabbè, ci sta che fa vedere nel trailer che loro sono cresciuti, anche Pan è cresciuta, ma devo dirvelo che è spoiler il fatto che un trailer fa vedere la loro fusione ma fallita, che sono loro due grassi? No, perché già l'ha rovinato il trailer! Piuttosto, veramente, fammici sognare, ci rimarrò male al cinema. Però, porca miseria, almeno fammi sognare. Fusion! E sbagliano il dito e diventano grasso. Mi faccio anche mezza risata, ma adesso che lo so, non ho più motivo neanche di ridere. Ed è qua invece che si divide la cosa con i video analisi. I video analisi, ok, prendono un trailer che per carità ha già spoilerato. E già lì dici, ok, però almeno il video analisi cosa fa? Prende questo trailer, lo analizza pezzo per pezzo
e fa delle teorie, fa delle constatazioni, ma sono sue, che magari siano vere, siano false, si vedrà poi una volta arrivato a vedere il film. Ma è proprio quello il bello, se uno analizza e quindi ti fa pensare, dici, magari in questo film potrebbe uscire questa cosa, potrebbe succedere questa cosa, oppure analisi del nuovo trailer del gioco X, ok, forse in questo gioco hanno messo questa meccanica, forse hanno messo determinati nemici, forse hanno messo determinate meccaniche per muoverti all'interno del mondo. Ma finché è un video analisi, non me la posso prendere, sono io addirittura il primo che ha fatto video analisi anche sui trailer di Evangelion, sui trailer di Kingdom Hearts, abbiamo discusso delle determinate meccaniche nuove del gioco, che per esempio lanci la catena e quella si allunga, oppure Evangelion, abbiamo discusso, guarda effettivamente c'è la serie Eva, guarda effettivamente magari Asuka si illumina l'occhio, può succedere questa cosa, ma sono state tutte analisi, che si siano rivelate vere e quindi avevo ragione su determinate cose, o che si siano rivelate sbagliate e quindi sono stato sorpreso dal film nello scoprire cose che io neanche avrei pensato. Quella è una bella sorpresa. I trailer di Evangelion, effettivamente, già Evangelion, vabbè, porca miseria, mostra sempre meno di quanto deve e spiega sempre ancora di meno. Ma appunto sono rimasto sorpreso dal film in mille modi diversi di cui neanche avrei potuto analizzare. Ma i trailer non me lo hanno spoilerato, nessuno è andato a spoilerarmi, guarda cosa succede in quel pezzo, guarda la pagina, ha fatto vedere questa... Niente. Mentre, per esempio, anche i leak dei giochi Pokémon, mannaia loro, io sono contento di vivere in un'epoca in cui effettivamente puoi sapere anticipatamente quali nuovi Pokémon ci sono, ma mi piace di più l'idea di rimanerne sorpreso, porca di quella miseria. Non c'è più quella voglia di rimanere sorpresi ormai, ma di avere tutto subito per forza. Devi sapere per forza cosa succederà in questo nuovo gioco Pokémon. Dovrai sapere per forza cosa succederà in questo nuovo film. Dovrai sapere per forza cosa succederà nel prossimo cazzo di capitolo di Berserk. Mannaia loro! Sapete quante cazzo di persone, pagine o anche solo account singoli, hanno spammato, ma proprio spammato, l'ultimo capitolo quando era uscito, fatto da Kentaro Miura, pace all'anima sua. Che per carità ti fa apprezzare effettivamente un'opera, ma d'altro canto se io mi ci sto avvicinando ne rimango un attimo lì, perché uno non capisco che cavolo succede o il perché di tanta sorpresa ancora, ma d'altro canto comunque mi sono già rovinato di base una sorpresa. Poi io per fortuna sono uno che bene o male le cose così piano piano le dimentica, ma non perché sono uno che non pensa più le cose, proprio totalmente le sovrascrivo e quindi bene o male rimango comunque sorpreso. Ma quando anche solo proprio il trailer di un cazzo di film come appunto Dragon Ball Super Heroes ti fa vedere tutto quello che succede, che senso ha ormai che me lo vado a vedere? Tanto lo so che cosa succederà, perché tanto me l'hai fatto vedere tu, tu che dovresti invece nascondere il tutto per dare più sorpresa. Non so se effettivamente molti condivideranno questo mio pensiero, ma io sono stanco, sono veramente stanco di leak e spoiler, perché non ho più quella voglia di rimanere sorpreso, perché tanto so già che qualcuno rovinerà quella sorpresa. A me piaceva l'idea di rimanere sorpreso, o addirittura se volevi una minima anticipazione una volta, compravi la rivista, e per carità, già anche la rivista anticipava, ma erano anticipazioni, non ti rovinavano le sorprese. Sono contento effettivamente che qua su YouTube ci sia tanta di quell'analisi di tante cose talmente diverse da rimanere comunque soddisfatto. Ma per esempio, perché io devo rovinarmi un ultimo gioco uscito di Pokémon perché ci sono stati data miner? Che perché... Allora, questa cosa dei data miner, tra l'altro, sono contento, come ho detto, che viviamo in un'epoca in cui puoi sapere prima le cose, ma vuoi metterlo scoprire prima rispetto alla sorpresa di scoprirlo mentre giochi? Per carità,
c'è sempre il 50-50% delle possibilità che rimani sorpreso o che rimani totalmente deluso. E a volte questa cosa appunto viene in aiuto dei giocatori per decidere o meno se comprare il determinato prodotto. Ma non c'è più la sorpresa. Per esempio, quando uscirono Pokémon Zaffiro e Rubino, che sono stati la mia prima generazione giocata di Pokémon, non si sapeva quasi nulla, si sapeva veramente pochissimo dei nuovi Pokémon usciti. E questa è una delle generazioni più amate in assoluto, perché aveva introdotto tantissime meccaniche nuove, bellissimi Pokémon, i leggendari sono fighi, tant'è che ancora adesso per me Zaffiro e Rubino sono effettivamente due dei capitoli migliori delle saghe Pokémon. Mentre le ultime, comprese per esempio Leggende Arceus, che per carità, quando l'ho iniziato mi è piaciuto tantissimo, ero contentissimo, sono stato contento di non essermi rovinato nessun tipo di sorpresa, ma non ho più quell'attaccamento diretto con un gioco Pokémon ormai. Vuoi per gli spoiler, vuoi perché appunto molte meccaniche sono cambiate, che per carità per Legend Arceus è stata un'ottima novità, ma ci sono state tante cose che piano piano mi hanno un attimo fatto staccare dalla cosa, compresi gli spoiler. A me non mi interessa sapere quali saranno i prossimi Pokémon nel prossimo gioco Pokémon Scarlatto e Violetto, non mi interessa, fammi vedere appunto pochi, tipo gli starter, magari appunto i leggendari, perché giustamente sono di copertina, qualche minimo di cosa nuova, ma basta, fermati lì. Non mi interessa che qualcuno vada per forza a scavare nei dati di Nintendo per rovinare la sorpresa. Per carità, qualcuno ne sarà contento, ma altri no. Questo discorso magari è stato un attimo ripetitivo alla fine, ma volevo veramente spiegarvi questo concetto, perché io non ce la faccio più con sti spoiler, mi rovinano tante di quelle sorprese da farmi passare la voglia di comprare giochi o di guardare un film al cinema, perché tanto prima o poi comunque quel film lo andrò a vedere, ma magari non direttamente al cinema. Avrei persino potuto vedermelo su YouTube, perché il giorno stesso Dragon Ball Super Heroes, quando è uscito, subito ci sono stati almeno 3 canali che non seguo, che mi sono stati consigliati, che hanno messo parte 1, parte 2, parte 1, parte 5, parte 1, parte 6. Stavano caricando pezzi distaccati anche per non farsi sgamare subito. Sono stato tentato di farlo perché ho detto tanto ormai è lì, ma non l'ho voluto fare. Non l'ho voluto fare perché ci sono tante motivazioni dietro. Ci sono effettivamente anche guadagni dietro. Ma la principale per me è che se una cosa mi interessa, voglio effettivamente essere io il primo a non distruggere tutto il lavoro che c'è stato dietro. Perché sì, magari sarei anche contento di sapere quale sarà il prossimo Pokédex di Pokémon e potrei rimanerne deluso dal gioco. Ma ci vuole un attimo magari a rivendere il gioco, ma ci vuole davvero tanto per rovinare la sorpresa a tutti quanti. Quindi signori, se voi siete stanchi degli spoiler, fatemelo sapere qui nei commenti, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!